Ciao a tutti ragazzi, da Safoda Tracks, qui su Minecraft Xbox One. Stiamo un attimino a farmare un po' di cobblestone. Oh mannaggia, ho lasciato il recetto aperto per sbaglio. Allora, nello scorso gameplay avevamo fatto la... la serra. Oggi andremo non di qua, ma andiamo in magazzino a prendere tutti i fiori. Io ho fatto più o meno circa la. La situation eh, il punto della situation e dovrebbe essere, eh, diciamo giusto, la mia divisione che ho fatto, ma chi lo sa, staremo a vedere. Quindi, allora, io mi prendo adesso tutti i fiori che ho, ovviamente. Allora, uno stack di questo, 1, 2, 3, 4. Speriamo che basta, speriamo che basta, questo l'ho preso. Questo l'ho preso, questo l'ho preso, questo l'ho preso, quello l'ho preso, questo l'ho preso. Quindi ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tipi di fiori. 13 tipi di fiori. Comunque eh, 13 tipi di fiori, ho preso tutto. No, mai più una che ho preso tutto. Eh, mi serve allora un sistema di illuminazionamento ah, se mi prendo uno stack dopo quando, quello che uso, uso mi servono delle fence le fence sono qua eh, prendiamo i rover che ce ne n'ho di più anzi prendiamo tutte quelle di rover che ne ho di più e namo quindi adesso andiamo un attimino a fare aia a fare il uh, sistemare tutto già pre oh, è benissimo due ragazzi sono un grande eccolo lì la nostra serra volevo farla minuscola ve lo giuro eh. ma come potete vedere il mio minuscolo come sempre viene fuori sempre al contrario va benissimo dai allora ovviamente bisognerà illuminare qua ma lo farò una cosa centrale fatta bene dai dunque io già ho già fatto una specie di cornice interna con i mattoni e qua praticamente ragazzi è dove verranno fuori le corsie. Però devo fare rialzate di uno, ma poi i fiori non si vedono. Secondo me, se noi le facciamo così, ragazzi, sono molto più belle da vedere. Le facciamo larghe due, ovviamente in centro. Le faremo larghe due, eh, no, perché ho detto larghe, larghe uno? E ovviamente, vabbè, dai. Sì, ma se io spacco qua tutto cioè il discorso è questo che no le torce no mettimi su queste e prendi la terra dovrà venire erba qua no che okay, ragazzi ho capito devo fare così e andare dritto così altrimenti si sì, torna a metterci la terra eh, mi raccomando eh. allora così sempre dritti sempre dritti perfetto ok perfetto spaccamo qua bene ho fatto tutti diciamo i, i fori che ci andavano i buchi le, le tracce diciamo dove finire qua di passare alle dove passare maledetto ok Qua centrale 2 perché è più bello 2 ma 2 fatto bene. E poi, 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 poi ancora qua. Queste, tac, quindi quanto abbiamo? Striscia da 2 per 1. Aspettate, che misuro perché neanche lo so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi me ne vanno via 14 per ogni cosa, ne ho 14 di sì, quella che ne ho di meno ne ho 17. Ragazzi, yavamo. Sono molto contento che ce la facciamo. Dovremmo sacrificare un. Intanto, no, l'ultimo stack, ragazzi. Ho finito ufficialmente i mattoni di pietra, ragazzi. Dovrò farli. Ah, no, ho finito anche di farli. Perfetto, cioè di farli. Ho finito anche di recuperiamo questi, era giusto una traccia per fare i, cal i calcoli, i conteggi, i... le misurazioni, ecco. Bene, io direi che possiamo iniziare allora. Io direi allora i tulipani, allora siccome sono 13 e noi abbiamo 6 buchi, no, 12 cioè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, io direi che un tulipano... Dobbiamo lasciarlo a casa sua. Io direi che il tulipano bianco è quello che fa più schifo. Non lo pianteremo. Quindi io direi che potremmo iniziare con uh, i tulipani rossi. Dai, direttamente qua. Me li pianta qua. Sì. Ah, li bello. Li mette tipo a caso. Perfetto. Quindi non viene una roba fatta benissimo. Ok, i tulipani rossi li abbiamo messi. Uh, potrei usare la shulker box per quelli che ho già piantato no poi eh, potremmo mettere la sperula di qua iniziamo con questa uno. si sì, dai ci sta bene dai ed è qua perfetto e le sperule dobbiamo no dobbiamo le abbiamo messe e adesso che mettiamo qua che mettiamo mettiamo qualcosa di alto rosaio peonia io metterei quelle alte uh! io metterei quelle alte in centro È eh, manco detto eh. va bene dai un bel file ragazzi tutto per voi cos'è questo la peonia sono anche queste sono più regolari invece vedete ok va bene allora dato che abbiamo messo un'altra di qua ne mettiamo una bassa di qua ma mettiamo l'orchidea blu. Ok. Perfetto. Eh, poi, 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 poi. Eh, tulipano lo mettiamo di... No, 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 no. no. Che fai? Oh. Tulipano rosa no. Lo mettiamo qua giù in fondo. Qua ha ammazzato lo scheletro. Mi prendo la mia XP. Tulipano rosa lo mettiamo qua perché tanto comunque quello bianco non lo mettiamo, ma quello rosa diciamo è facsimile. E anche il tulipano se ne può andare. Ciao, ciao. Qui potremmo mettere un altro tulipano arancione, sì, mi piace quando li metto un po' a caso. E anche questo è messo. Adesso potremmo mettere, no, non lilla me lo dai. E allora mettiamo il rosaio di qua che dovrebbe essere alto eccolo qua così facciamo un po di, di interruzione centrale di qua ci mettiamo i girasoli aspettate che via questo allora ci manca allora i girasoli no, no 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 i girasoli li mettiamo di qua che sono belli alti mi pare che girano veramente, eh, cioè adesso non so, devo capire se. Perfetto. Quindi questi li mettiamo di qua, non dovrebbero morire i fiori, penso eh. Poi lilla sono alti i li mettiamo di qua. Sì, sono alti due, va bene dai. Perfetto. Ok. E quindi anche questi qua se ne vanno. Ciao ciao. Poi, 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 allora, ah, tulipani. Allora, sui tulipani, sono obbligato a metterli di qua, no, quelli bianchi, ho detto di no, quelli bianchi se ne vanno direttamente, ciao, ciao, e... che mancano, Uno. 2, due... allora, questi qua sono alti anche questi, le margherite, le metterei... Aspettate che non ci siano qualcosa di rosso qua, non ho messo niente. Le margherite le mettiamo di qua. Ah, sono piccole! Perfetto, ok. Quindi allora le margherite le abbiamo messe di qua. Ragazzi, sta venendo bene. Mi piace, mi piace. Quindi il dente di leone lo mettiamo qui. Così, perfetto. E l'ultimo, ma non ultimo, il papavero che ci dà il bellissimo colorante rosso ragazzi abbiamo finito ho messo tutte le piante vabbè i tulipani vabbè che sono come sempre lì eh no non è che ho finito aspettate eh sì, buongiorno no 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 no, no finito devo fare adesso un bel sistema di baggamento quindi andiamo su qua ragazzi Diciamo che no, troppo giù, troppo su sono andato. Ok, così va benissimo. Prendiamo una bella recinzione di rovere, la mettiamo qua così, la facciamo scendere giù in doppia. Così e creiamo tutto il sistema centrale di illumination. Io direi che questa altezza va più che bene, bene, comincia a piovere. Spero che non ci siano tuoni, altrimenti mi spawnano solo dei mostriciatoli. Perfetto. Io qua ci metto fino qui ancora uno. Sì, dai. Ok, ah, mannaggia, adesso devo capire. Va bene, dai, va bene lo stesso. Dai, facciamo così. Non ho nessun problema io a metterli. Ok, piazza ancora uno qui, perfetto. Poi andiamo dritti di qua. E che qua, mannaggia, devo mettere le doppie, dai. Ho già capito, ragazzi. Le metto doppie, così sembra più resistente no la struttura. E poi le metto una sì, una no, dai, così facciamo una specie di illumination. Basta che adesso non mi appare un creeper, mi fa esplodere tutto. Altrimenti mi arrabbio, eh. mi arrabbio un sacco. Perfetto. Quindi invece qui andiamo via dritti così. Troppo. Uno in meno, dai. Uno in meno dell'ingresso. E ci siamo. Ok, di qua così. Eh, ragazzi. Mi ispira un sacco, eh. Vediamo un po'. Allora, dai, eh. boh, ragazzi, io finisco qua e poi... No, qua manca una. Ok, ragazzi, io finisco e poi mettiamo le luci, dai. Eh, benissimo, allora... Ho finito, mi è avanzata una, perché volevo fare addirittura una più in fuori, ma quando di là non ce l'avevo, quindi sono, obbligato, sono stato obbligato a ripiegare qui, adesso dobbiamo solo illuminare, quindi io direi che una qui, una qui e una qui va benissimo, perfetto, poi teniamoci sempre centrali, bah, che proviamo a fare così, vediamo, non dovrebbero spawnare nessun mostriciatolo, se sì, io direi che eh, qua le mettiamo doppie perché è più basso qua che è successo ma mannaggia perché l'ha messa lì ah, è vero ma mi prendo mi furba dai dai è di nuovo avanti qua doppie di nuovo, can... ecco, mo c'è anche un temporale, perfetto. Così spawnano i mostri. Adesso verrà un creeper sicuro. State attenti, ragazzi. Che mentre piazzo le, le, le cose qua, viene fuori un bel creeperino nostro amico e vi ci farà distruggere tutto. Oh, L'importante è che qua siamo riparati. Ragazzi, i fulmini non ci beccano, vedete, cadono vicini. ma non ce ne frega niente a noi ah, manca una lì qui manca, mi raccomando ok beh, io direi che ah, una qua, una là, manca comunque ho esagerato, eh, non ce ne andavano così tante, però ragazzi oh, che bello guardate qua, non ci spawna nessuno ci metto pure le, le qua le torce esterne le metto qua così L abbiamo finito la nostra greenhouse ragazzi mi piace un sacco peccato del temporale qua quindi mettiamone qua 1, 2, 3, 3 quindi 3 anche di qua 3 anche di qua 3 anche tipo qua. una qua all'inizio bene ragazzuoli mi piace un sacco Aspettate, io vado a dormire qua nella casa sull'albero, poi vediamo di giorno finalmente con la luce del sole vero come viene fuori, eh? perché devo vedere se viene fuori bene o no, dormiamo qua noi, chi c'è qua? Quindi andiamo a vedere ragazzuoli la ex di cavoli che non si è aperto la... Maledetto. Andiamo a vedere la serra, quindi completa di giorno a luce del giorno senza nuvole, senza caseri vari bella, mi piace tutti i piani bianchi alla fine sì c'è un'ottima scelta di, di colori, vedete non ci sono troppi colori uguali vicino all'altro peccato i girasoli dovrebbero, cioè in teoria girano eh? adesso non mi ricordo se è vero o no staremo a vedere e comunque, sì, dai, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Eh, come sempre, se la serie vi piace, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace a questo video. Se volete essere salutati, scrivetelo in un commento. Se avete suggerimenti, scrivetelo sempre in un commento. Io sarò lieto di rispondere a tutti e sugge... accettare tutti i vostri suggerimenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, ciao a tutti.